Scusate ragazze, ma come al solito mi mola sta memoria. Quindi eravamo rimaste che avevo portato come setting spray questo qua di Essence, ma non l'ho utilizzato in Instant Matte. Non l'ho utilizzato perché sono stata truccata poche ore. Ho detto non lo uso. Poi faceva anche abbastanza freddo, non c'era bisogno. Come spugnetta, questa qua prima o poi lo butto. Scusate, zozza, brutta, rotta. Una spugnetta vecchia di Real Techniques. Questa qua la metterò tra i prodotti da buttare. Però non mi andava di portarmi quella più buona. Ho detto porto questa, tanto mi dovrei un pochino stendere. Come base, primer, non ho avuto una piccola bustina della Make Up For Ever di questa qua. Ne avevo un campione, quindi mi sono portata quella per 3 volte che mi sono truccata, mi è bastato. Poi ho usato in combo sia questo che l'avevo già fatto vedere, Essence Camouflage, 2 in 1 fondo e concealer. Sì, va bene. E ho detto combo perché ho usato con questo qua di Kiko, che è un fondo minerale compatto che si può utilizzare sia asciutto e bagnato. E l'ho utilizzato a posto di più o meno di cipria, qualcosa di un po' di diciamo di fare di tamponare lucido, ma non c'era stato bisogno perché lì in Francia sinceramente mi è venuta una pelle bella, nel senso che mi si seccava abbastanza e non mi veniva lucido. Poi ho portato questa cipria della Essence che c'ha già il buco per Get Picture Ready Pore Refining. Che è una cipria qua, non c'è scritto se sarà scritta. Vabbè, adatta per le pelle impure comunque, è mattificante in questa colorazione qua che è tipo rosacea al buco perché l'ho utilizzata parecchio. Adesso mi porto questa se mi serve, ma non l'ho usata per niente. Poi, per la sopracciglia mi sono portato questo qua medium. Browsing della Benefit, il kit, quello per le sopracciglia, cera e polveri. Questo qua è buono, ma mi serve da portarmi quando vado adesso in giro un pennello, perché con quel pennello loro piccolino non riesco a farmi le sopracciglia molto bene. Poi come mascara sto utilizzando molto adesso questo qui, questo primer Ecstatic, Paradise Ecstatic della L'Oreal, quello che l'avevo fatto vedere nei prodotti tra gli ultimi miei acquisti. E ovviamente ho usato ciglia di farfalla, ciglia finte farfalla, sempre di L'Oreal. Non so se sapete, tanto ve lo apro. Che c'ha un scovolino fatto così, è molto buono. A me mi fa le ciglia molto belle. Poi in combo con questo è ottimo. Poi, vabbè, una piccola spugnetta che è pulita, non l'ho utilizzata. Come prodotto per le labbra, ho preso 3 rossettini, ad esempio, 3 rossettini, diciamo. Un rossetto piccolo, questo qua lo devo deportare della Lancôme. Dove caspita c'è scritto? Qui. Che è un non so se è un tester, comunque ce l'avevo in casa, mi piace molto il colore, è un bel fucsia, ma ahimè non so che cavolo è successo, guardate, si è piegato e quasi sì, ecco, vedete? Mi è anche già cascato. Adesso un casotto. Sì, questo qua lo devo. Sapete cosa farò? Lo depoto in un. Sì, ora mi è anche cascato. Guardate, se non faccio una cosa io in diretta non sono felice. Guardate la pigmentazione di questo rossetto qua.
Io vi dico che mi terrò, poi andrò a vedere a comprarmelo perché mi piace questo fucsia, specialmente d'estate molto. Ah, ecco dove l'ho presi. Guardate un po', cioè io mi sono pulito con la carta e l'ho solo preso un attimino perché io non pensavo che questo rossetto c'ha una durata così lunga. È un matte, l'Absolu Rouge 378, poi andrò a Lancôme a vedere, a informarmi quanto viene o se non vado sul sito, perché lo trovo molto buono e a livello di Nabla, cioè anzi, forse direi una cavolata, un po' di più, ma mi piace molto il colore per l'estate, ma io l'ho presi perché mi piace anche per l'inverno, poi chi se ne frega, uno uso. Poi vedo, se vado alla sera a mangiare mi porto anche uno rosso e ho preso questo qua di Revlon che è da una vita che ce l'ho, non odora ragazze, questo rosso qua. Ho detto, questo qua è nuovo, l'ho solo usato una volta o due volte. Ho detto, me lo porto, ma non l'ho usato perché ho usato questo rosa e poi il Melted Matte, questo qui, in questa colorazione qua. E alla sera, una delle sere, ho usato anche questo perché mi andava quello lì. Però quello di Lancôme è molto buono. Ora le lasciamo qui e poi. Poi mi sono pulita con me questa qua dalla Corfu, perché ne ho tante in casa, di, come si chiama? Crema colorata giorno antirughe, ridensificante, molto buona, ma non l'ho usata. Ho detto se mi succede che lo volevo usare, ma andando in fiera, perché siamo andati, perché abbiamo fatto questo viaggio perché mio marito è appassionato, vabbè, anche io, ma lui più di me. E ovviamente uomo, delle macchine, e siamo andate al salone di Ginevra Auto, come ben non so se tante di voi sapete, a marzo si svolge, non so se tutti gli anni, il salone automobilistico dove si presentano le macchine, novità e tutto quanto. È ovvio, ti basta solo un giorno a fare perché il salone non è molto grande. Siamo stati anche quello di Parigi, però a quel di Parigi è più esteso, ma lì c'hanno anche delle parti, dei padiglioni dove espongono anche roba tipo di meccanica, gomme, cavolate del genere. A noi interessano solo le macchine. Poi sai, la piantina, vai nel. Vai dove ti interessa, a ogni padiglione e ti guardi quello che ti pare. Ma a Ginevra non è tanto, quindi sono pochi padiglioni, in una giornata te lo fai. E quindi di solito, perché la Svizzera è un po' così, è anche molto costosa, ragazzi, vi dico un panino 11, 10, 9, 10, cosa c'hanno sti qua che non mi ricordo. Franchi, no, non erano franchi, vabbè, insomma, qualcosa del genere, tipo un panino costava 10 euro, 10-11 euro, a me è sembrato un'esagerazione, ma vi giuro che ho mangiato lunedì a pranzo a Courmayeur e vi dico che ho pagato una lattina di Coca-Cola a Courmayeur 5 euro, una cosa da pazzi. Beh, il caffè ci può stare 2 euro in un ristorantino, ma ragazzi, cioè, mangiare, bere una lattina di Coca-Cola che vai nel supermercato, paghi 50, 55 euro, mi è sembrato tanto, cioè, per pranzo. Però vabbè, insomma, questi sono discorsi così. E quindi di solito quando andiamo alloggiamo in Francia e andiamo il giorno successivo in Svizzera, quindi in Svizzera siamo solo il giorno del salone, quindi lunedì mattina siamo partiti presto. Abbiamo fatto Val d'Aosta, tutta Val d'Aosta, siamo passati dal tunnel di Monte Bianco, siamo passati in Francia, noi abbiamo alloggiato nel paesino chiamato Annemasse, in un albergo al confine di 10 km con la Svizzera, e poi il giorno secondo, martedì, siamo stati in Svizzera, mercoledì. Dopo colazione siamo partiti, abbiamo fatto un viaggetto, un pochino, un giro entro pranzo lì in Francia, poi siamo passati di nuovo a col tunnel di Monte Bianco, siamo tornati, abbiamo fatto Cuneo e poi siamo tornati a casa. Che cosa abbiamo fatto? Siamo tornati ieri sera, non è che un granché. Vabbè, dai, insomma. E quindi poi cosa ho portato? Quelle erano prodotti per le matite labbra contro l'ambra, non mi sono portate,
perché ho detto non mi serviranno. Vabbè, un'altra spugnetta. Poi per gli occhi ho portato due matite, questa qui di Estée Lauder Double Wear, che è un nero fumé, va verso grigio, e poi una di Makeup Forever, che è il nero classico, però ho usato soltanto quella di Estée Lauder. Primer occhi, il mio amatissimo, questo della Too Faced Shadow Insurance, che qua c'è da finire. Correttore occhi, ho preso il mio amatissimo, questo qua, della Maybelline, che questo qua lo uso sempre, me l'ho usato anche come base. Poi mi sono portato della Makeup Revolution come blush, ma non l'ho usato, questo qui, che è il Hot, che è un rosa, è molto bello questo qua, però ho usato un altro, ora vedrete. E poi per il contouring ho preso, sì, è tutta zozza ragazzi, questa palettina di Sleek, che è contouring e blush, che ne ha tutto. E ho detto porto questa perché ce l'ha per fare il contouring, come si chiama, il bronzer illuminante, e poi un blush, che anche questo blush è illuminante, molto bella questa qui. E la Light 373, ora se riuscite a vedere, c'è qui. Ok, poi perché ho detto mi sono portata anche quei piccolette, diciamo applicatori, quei piccoli applicatori, perché come ben sapete, da poco ho acquistato la prima mia palette di Smashbox, che vi dico che per me è stata un po' deludente. Pack bello, non niente da fare e da dire. Come palette mi piace, deludente perché non mi aspettavo che fosse così polverosa. Colori belli, ottimi, li ho utilizzati quasi tutti, tranne questo Borgonia, che non mi sono fatto il trucco. In genere ho usato questi qua, questo qui, questi due, e questi qua. L'unico è questo, che non l'ho utilizzato. Io ora non lo so, o ho prelevato troppo prodotto, perché poi quando comincia a sfumare sugli occhi va benissimo, non si tole per nessun motivo al mondo. Ma ragazze, la polverità, cioè il grado di polveri che lascia, cioè praticamente io mi ero sporcata. Ora non lo so, forse dovevo sbattere di più il pennello, intingere poco per volta e cominciare a sfumare. Dovrei ancora a vedere, ma come primo impatto ho usato solo questa per 3 giorni, non mi ha fatto molto impazzire, mi dispiace a dire. Io ho sentito delle belle cose di Smashbox, è possibile, mi ripeto, che non ho saputo usarla io, è possibile, ci può stare questa cosa qui, ma non lo so, cioè io ho usato la Kat Von D, che avevo sentito che la Kat Von D è anche lei polverosa, ma col baco, a me non mi ha lasciato polveri la Kat Von D sul viso. Non saprei adesso dire la verità. La proverò di nuovo e poi saprò dirvi di più. Per ora non mi ha fatto un'impressione buona. Colori sì, mi piacciono, mi sono piaciuti, molto belli, tutto quello che volete, ma non mi ha fatto impazzire. Vabbè, questo è tutto quello che ho portato con me. Vi lascio, vi saluto, perché fra un po' dovrei andare anche a mangiare, a far da mangiare, poi devo andare a lavorare. Prometto che vi devo fare, a stasera vedrò un po' se riesco, se non sono troppo stanca, perché vado a lavoro pomeriggio, e sono ancora un po' con la testa sballottata dal viaggio, perché andare fino a 2000-3000 metri, perché siamo andati anche sui monti in alto, e poi scendere di nuovo in un battibaleno a livello zero sotto il mare, perché sono a Genova c'è il mare, abito sempre qui, non è che vado tutti i giorni in montagna. Un po' ragazze, vi può succedere che vi sentite con la testa, almeno io personalmente ho queste problematiche qui. Niente, se riesco vi farò vedere quel piccolo acquistino che ho fatto, e poi vi vorrei presentare un unboxing del brand che sto vendendo, perché mi è arrivato nel frattempo mentre ero via.
il pacco e che sono dei prodottini nuovi e nuovo catalogo che la campagna è già cominciata e volevo farvi vedere. Rimanete sempre attente al mio canale. Se vi è piaciuto e vi è sembrato interessante, iscrivetevi, rimanete sempre qui, avrete sempre cose da vedere. A breve forse lancerò, però per adesso ho visto poche persone che si sono iscritte, quasi quasi nessun commento, quindi aspetto sempre i vostri commenti, tutto quanto. Io vorrei lanciare anche dei piccoli concorsi, dei giveaway per voi, perché ho delle cosine magari che non le uso, oppure che ne ho doppiature anche nel brand che sto vendendo, perché no, è un brand molto buono. E vorrei condividere anche con voi altre, perché no? Quindi, se vi piace un like, se no anche così non mi offendo, vi aspetto sempre sul mio canale. Un bacione grande a tutte voi.